mamma mia. Aspetta che abbasso sto lounge. Sto sound. Senti che sound. Che sound? Una swingatina? Ma come ti saluto? Ma cosa ti saluto? Buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti, ancora come state? Buongiorno. Sì. Buonasera a tutti, questa è l'ennesima puntata di X-Faddon, anche questa sera siamo qui con voi ad ascoltare i vostri pezzi, giudicare i vostri pezzi e ridervi in faccia. Questa sera abbiamo un giudice d'eccezione speciale che si chiama ETT, come potete ben vedere, ed è l'unica che capisce di musica qua dentro. Se non ci credete andate abbiamo su abbiamo dovuto chiamare gli esperti. Sì, esatto, così non ci rompete la minchia. Quindi non puoi mandare il tuo pezzo? No. Allora iniziate subito a fare le sub, così almeno quando do via al bot potete iniziare a mandarle. Ho visto che nella coda ha tenuto soltanto 3 canzoni della settimana scorsa, quindi iniziate a mandarle quando vi do io il via. Come funziona l'X-Faddon? Alle 9:30 accendo il bot. Il bot prenderà le vostre canzoni, soltanto i subbati. I subbati si possono subare gratuitamente con Amazon Prime, oppure con 7 euro, credo, sia la sub a Twitch, che vi dà tanti altri vantaggi oltre a questa cosa di X-Faddon. Cioè potete seguire le nostre live e fare altre cose molto carine, tipo rivedervi le live. Così se ascoltiamo il vostro pezzo ve lo potete rivedere, tagliarvi il vostro pezzo e metterlo su YouTube, come hanno fatto molti ragazzi. Sì, hanno fatto le storie su Insta. Esatto. Quanto è bella sta Wagliuna? Un bot, ma non è per te, Mangano Antonio. Hey. Che con questo nome non ci piace. Se volete spendere meno entrate dal browser, Daniele Fumaccio. Sei un merda. Bella Fado, ho fatto. Non me ne frega un cazzo. Allora, stavo spiegando. Perché X-Faddon? X-Faddon è una trasmissione che è atta a autofinanziare il canale Arcade Boys, quindi un bel format che abbiamo creato, ma seconda cosa è atta a far conoscere a tanta gente la musica dei ragazzi che non possono permettersi di pagare una reaction piuttosto che farsi sponsorizzare da delle etichette, e il vincitore delle puntate saranno ricontattati da il dottor Morden, che deciderà quali video mettere da gennaio su Arcade Boys, perché Arcade Boys avrà un appuntamento settimanale, bisettimanale all'inizio, poi diventerà forse settimanale, sì. Dove posteremo il video e la canzone scelta da voi. Quindi voi deciderete chi ha diritto di essere messo su Arcade Boys, esatto. O comunque di essere prodotto dalla nostra nuova etichetta, di cui parleremo più avanti, ok? Come si fa a inviare? Si invia avendo la sub al canale, poi facendo punto esclamativo SR e il link della canzone. L'ho scritto anche nel titolo della live, quindi se vedete il titolo della live è quello, tranquillamente. Quindi ragazzi, tesseratevi, iscrivetevi al canale, perché questa cosa serve più di tutto a noi, ma serve anche a voi. Ma perché non muori, l'ho letto, Fabri? L'ho letto. Ma chi è Madrino, scusami? Adesso vedi anche del cucciolo, non ne ho la più pari di idea. Benissimo. Però va bene così. Fa da King delle camicie di spessore, assolutamente sì, anche oggi ho una camicia ce molto sobria. Anche l'altra volta la stessa. No, era diversa l'altra volta. Ma fai vedere i pantaloncini Vaporwave. Scusami, ti non volevo disturbarla. Cioè, guardate, raga, che poi notate, Adidas e Nike, solo perché sono alternativo. Che schifo. Piacciono i miei. Cosa, madonna mia, ti vengo a prendere a schiaffi, eh? Che freschezza, bravo Diego Martini, bravo! Come posso vedere se sei in graduatoria? Non sei in graduatoria, te lo dico io, perché non sei subato. LGBT moment. Comunque mi hanno detto le mie amiche LGBT che io vesto molto bene. È un complimento? Dipende. Io mi dissocio. Benissimo. Potete sentire senza regole? No. Ascoltiamo con le nostre regole. Appunto. Allora, intanto, quanto manca? Mancano 6 minuti, quindi se avete bisogno di fare domande serie, potete farle. Altrimenti, intanto, vi faccio vedere chi è TT. Facciamo un refresh prima delle skill che abbiamo, sì, noi a disposizione. Intanto vado a aprire su Instagram. Vai. Fai allora, come sapete, abbiamo il tasto produzioncina per quando vediamo che qualcuno magari manda solo anche un beat. E vediamo che è figo. Oppure? Ma il più bello di tutti, sì, è il crab button, ragazzi. Crab button, perché è questo. Ecco, il crap, bravo, perché siccome noi siamo stronzi e ci siamo dati questa regola, dobbiamo sentire i pezzi dall'inizio alla fine, pure quando fanno veramente schifo. Cioè, ci siamo. E invece no. Ci ammazziamo a sentire anche la merda, però. Cioè, però. E invece no, il crap button serve proprio a questo. Quando c'è un pezzo che ci fa proprio schifo alla minchia, uno di noi a testa a serata, quindi oggi anche tu abbiamo un crap button in più,
può schiacciare il club button e chiudere totalmente il pezzo. E lì non c'è proprio modo. Hai tolto la possibilità. Il pezzo è no, non valgono i voti di nessuno. Pure se c'è uno che di faccia ti sta sui coglioni, non lo vuoi parlare, non vuoi sentire. Qualsiasi motivo, Sì, sì, anche sì. Per sfregio, no, questo sì, non l'ascoltiamo. Sì, tu puoi anche farlo. Ecco, siccome abbiamo questa giudice di eccezione, io vorrei che voi capiste che livello c'è. Vi faccio sentire. C'è un pezzo acustico, vero, che hai fatto? Sì. Vero, ETT? No, non c'è. Instagram, no. Non hai messo, hai tolto tutto? Ah, eccolo qua, dai. Cosa si dice questo? Che cos'è? Roba di 20 anni fa. Ma sì, ma no, sentiamo Diamante. Ma no, non sentiamo roba. Vediamo in acustico cosa fa ETT. Okay. Ma che video è? Ma dove era la sagra? Ero a Madrid. Comunque è una cosa facile. Ecco, se ci mandate questa roba vincete a mani basse. No, ETT, no FT. Quindi se dice che fate cacare ha ragione, dice. Link Spotify. Link Spotify, ETT. Cercate ETT. Abbiamo ancora 3 minuti prima di cominciare, È ripartito. È un loop. Allora, è un loop. L'ha attaccato talmente bene che non sembrava. C'era un altro acustico, se non sbaglio, sopra, vero? Quello qua. Dove suona? Col fagiano. Ma che è il fagiano? No, è... Che roba. È fallita la HP, raga. Ah, era il gatto, non era il fagiano. È una tigre. Avete 2 minuti, ragazzi, ancora per subarvi, Subatevi che poi quando parto. È maggiorenne, sì. Da poco, ma è maggiorenne. Manca il giudice che piange. Eh no, ragazzi, quest'anno non abbiamo. Il giudice piange non c'è. Purtroppo non c'è il Raton con noi. Quindi non per, per ora non c'è. Possiamo usare i colliri. Non state rispondendo a un cazzo. Esattamente, questa è la cosa giusta. Che nessuno risponde a niente. Dai, avete 2 minuti per fare domande. Vai, veloci, raga. Veloci. Mi cambio il cappello. Ah, vabbè. È cambiato tutto, adesso sono diventato super Mario, uno spacciatore portoricano. Ma Nintendo non è contenta. Il giudice del piangino è Fate LGBT. Ciao, Fate Fisemico, buongiorno. Eccola. Ci sono già pezzi in coda? No, i pezzi in coda vanno soltanto quando lo dico io, cioè quando do il via al bot. Ok, raga, sono subato. Adesso sì. FPP, FP, vita. No, guarda, PSP, cretino. Ascitatelo che è povero. Cosa? Ah, ascoltatelo che è povero. Chi? Ma chi? Tutti siamo poveri qua. Cosa si fa se ti entra l'acquante in casa? Se entra l'acquante in casa chiudo i soldi che non voglio che mi ruba per darli a sua moglie. Accettate il link di Spotify? No. Però se il link di Spotify di solito YouTube crea, se non sbaglio, sì, il esatto. Canale. Come si chiama? Il topic. I gang droga finora sono i vincitori morali di tutto il festival qua. Ragazzi, tornate, dove siete? Subato, sì, sei subato. Fa dei capelli stilosissimi, grazie. Sono capelli naturali. Forma di granchio. Ci sono pezzi in coda di martedì, soltanto tre purtroppo, perché il bot me li ha persi, non so perché. Ma non mi spiego sta roba che la gente ti chiede se sei subato. È perché non lo vedono purtroppo loro. Ah, non loro. Lo vedono? No, ah, no, ok. No. Fada, okay. Quando torni Lucio Dalla, 2 minuti fa, raga, come si sa il vincitore della puntata? Ecco, questo è un grande mistero. Non lo sappiamo neanche noi. Neanche noi. Ok, sono le 9:30 e tra 2 minuti si comincia col bot, quindi avete 1 minuto ancora per subarvi. Subatevi perché dovete mandare i vostri pezzi. L'X-Faddon comincia tra 3, 2, 1. Attenzione. Scherzavo. Ah. Ci sono ancora un sacco di puntate, l'ho detto prima, ok?
Stavo scherzando, cretini. No, ormai è troppo tardi. Burle! Come ci sub, appunto esclamativo sub, e ti esce scritto tutto. Cose, il link di Spotify non ci sono, ma si possono inviare tramite YouTube, dovrebbe crearvi il topic. Ti crea il link in automatico YouTube. Il nome delle canzoni lo vedrete in basso qua, che uscirà una piccola roba con scritto lista e ogni tanto skippa, ok? Registrati col ciel, sì, facciamo sì, anche quelli, se ti senti pronto. Sei subato, sì. Bene, 3, 2, 1, a inizio l'X Faddon, mandate i pezzi. Ho paura. Mettiamo subito la coda e... no, YouTube no. E Spotify. Bravi ragazzi, avete già cominciato, vedo avete cominciato. Ah, importantissimo, potete votare anche voi da casa. Quindi quando vedete in chat il sondaggio, qua sopra di noi apparirà il sondaggio, voi potete votare sì o no, esatto, se vi piace o non vi piace il personaggio. Vedo che avete già iniziato a mettere i pezzi. Il primo pezzo di questa sera è Buzza. Ho ruttato anche l'anima di ieri sera. Stavi per vomitare tutto. Buzza, se non ci fosse stata, produzione MD. Buzza, se fai schifo ti tiro uno schiaffo, che sono 3 giorni che mi rompi la minchia con questa canzone. Ah sì? Oddio. No, l'hai schippata. No. Ah. Vaga, paura, dai. Eh? Silenzio. Cominciamo già così, piangina. Madonna, iniziamo con i piangini. Cosa? C'è il video? No, assolutamente, ma fortunatamente no, guarda. Buzza, sono 10 minuti di intro. No, capito che hai fatto, hai pagato la produzione. Marzo, aprile, sotto il sole, in TV niente pallone, nella mia testa un ciclone. Sono 2 giorni che aspetto di ascoltare questa merda, Buzza. Che casa propria, star chiuso tra 4 mura, non c'è solo la noia. Non so assolutamente se sarei arrivato qui, se a salvarmi non ci fosse stato qualche Assassin's Creed. No. Mi sono dovuto reinventare una sfida da provare. Come si dice del bene, può nascondersi nel male. Ho deciso di iniziare a esternare i sentimenti, un modo per sfuggire da questi schiacciando il campato. Perché la coda non funziona? Degli anelli. Eccola. Mi sono lanciato senza lanciato. Segnale né preavviso. Ti sei lanciato? Ad ogni avviso si nasconde il viso. Scoperto quindi cosa si ricorda ad ogni suono. Mi sono seduto. Ma qualcuno tipo che faceva LOL rap? Microfono. Sì? Sì, ma non. Se non ci fosse ma che cazzo è successo? Cos'era quello? Ha letto sulla coperta. Non ti direi guardare. Beh, mi ha dato una svegliata. Sì, è vero. La carità di Dio. Se non ci fosse stata questa ma merda. È una canzone senza i bassi. Porterei sto peso tipo Sherpa. Ma sono 3 minuti di canzone, ti rendi conto? Non mi sarei messo a scrivere rime. Con l'incubo delle. È la vicina che batte perché facciamo troppo rumore. Ciao Schizo, buonasera. Non lo ammette radio dopo ogni suo click. No, crappato il cazzo, non la spreco per il sì, già così al primo. Buzza, io ti odio. Così col mosto vuoto. Quello che ha mandato la canzone. Ah, questa vita che non so quando rimo sono vicaro perché. Regalate le sabbie, non ci posso. Io sono libero, lasciato solo a morire come Aspasia con te. Davvero Schizo, hai messo una canzone in tua vita. La fede, niente breve, questo chiede cosa si prova a star bene. Sei una bravissima persona perché hai detto. Produzione Cina, manco produzione Cina, spreco. No. Al massimo ti posso mettere un taxi. La sera Kush. Un taxi di consolazione. No, non è Kush, Luca. No. Ah. Raga, non mi entra in coda pezzo. Non si può schippare. Se non ci fosse stata questa mi viene sempre un male al cuore quando sento quella roba. Totalmente a caso quella roba. Ti direi, guarda che rime studio. Sì. Guarda che sto perdendo i capelli per colpa tua, cazzo. Buzza. Non farlo vedere, no? Buzza ha chiesto di regalargli un taxi, te lo regaliamo perché è una canzone di merda, ma è giusto che tu possa abbiamo prendere taxi. Taxi di consolazione. Non capisci ciò che dico, sarò io che sono sbagliato oppure taxi di Tardino. No. Chi è l'ospite? L'abbiamo detto prima, l'ospite di stasera è ETT. Poi andatevi a cercare chi è. Allora, per me è un sì perché sono 3 giorni che mi scassa la minchia. Per me è un no. No? Un no. Non ci vuoi lavorare? No, no, assolutamente no, ma manco morto. Perfetti. Un po' flat. Adesso così. Ecco, ma arriva la sommelier che deve dire la sua. Beh, meno sommelier. Cos'è flat? No, mi è piaciuto all'inizio, però un intero pezzo così. Cosa ti è piaciuto? Ti è piaciuto anche all'inizio, no? Sono curioso di sapere cosa ti è piaciuto. Motivo interessante c'era. Quando non cantava? Quella produzione col piano l'intro. Era interessante. No, beh, l'intro è stato lunghino. L'intro col cioè, piano della avrei dato un po' di
movimenti in più. Comunque abbiamo 110 no, porca 12 sì. Massacrato. Io per me era un sì, ragazzi, ve l'ho detto, siete delle no. merde. E per te? Era fica, qualcuno ha scritto. Era un botto. Beh, ragazzi, allora sono due no, giusto? No, vabbè, è il primo, quindi non so come sono gli altri, vediamo. No, devi dire no, devi, sì, devi, ti piace. A lui, okay. Lui è sì o no? Allora, no. No, ok. Quattro no. Guarda, Buzza, ti vogliamo bene, grazie per aver partecipato, ma... chi è la tipa, Frasca? Di più strong. Bravo. Mi sono rotto il cazzo di dire chi è la tipa, poi la cerchi. Su ETT si E-T-T. Chiama. Grafite, il prossimo pezzo è di Paolo di Napoli, si chiama. Occhio. Attenzione, perché... Occhio, che quando c'ha nome e cognome sono forti. Eccolo, cantautore, ci sta. Attenzione. Chissà dove mi porterai. Camminare per quelle strade infinite, neanche tu sai cosa mi fai. Io come un gatto che lecca le sue ferite, è inutile pensare ormai che mi hai nascosta quella soluzione, sai. Gli occhi avranno il colore di grafite e non si schiariranno mai, e non si schiariranno mai. E se la colpa è solo mia, ecco qui scritto il mio elogio alla follia. Per quanto sia stata una scelta dolorosa, dove ti ho incontrata io ti lascio sola. Ho bruciato il ricordo mio di te. Ora è fuga. Grass rap anche questo? È rap da parrocchia? Sbaglio? Cazzo, la partito bene. Un po' Lumineers. Lumineers, che sono un gruppo? Sì, un gruppo indie della 10. Ah, è vero. È un po' cristiano come, sì, è vero. Come dire. Grass 2020, bravo. Grass, ecco sì, bravo. Ma quanto dura ancora? È per me poteva finire qua. Era solo un minuto e 25, ma aveva già fatto la Wallera. Manca ancora un minuto. Correre strada senza una direzione, basta che scappi via da me. Però dovremmo fare il Grest Istiz. Grest Istiz. Fate enfisemico, segna tutti i Grest Istiz, per favore, che poi la faccio uscire. Perché comunque sono fatte bene, per carità di sì, Dio. Sì, però era partito bene, ma poi è calato. Maria Grest. Senso. Mi sembra veramente una roba da chiesa. No? Non è quel senso di Christian Rock? Sì, sì. Un po' indie. No, a me la fa proprio l'idea di chiesa. Sì, di Christian Rock. C'è proprio... Ciao Sanello. Grande. No, non è male, raga, è no, dà è senso un po' di chiesa. Era partito figo, secondo me. Poi dopo un po', boh. Intanto vediamo cosa hanno votato i ragazzi, così poi facciamo le nostre votazioni. Secondo me c'è un 50-50. No. No, no, per un cazzo. 50-50, no. Comunque, raga, dai, avete ancora qualche minuto per votare. No, qualche secondo per votare. Dov'è la lista? Qua su... No, oh, c'è scritto coda canzoni, raga. È scritto qua. A me è piaciuto, Fumagia, vai a pregare col Don, intanto che ci sei, visto che ti è piaciuto. Allora abbiamo no, 91 voti su 54 sì. Cattivi. No. Oggi, adesso non comincia lei, vai. Dai, sì. Sì, perché ti piace, ti ricorda quell'indie rock. Ma sì, no, è un bravo cantante, poi qualcosa di più particolare. C'ha un bel timbre, effettivamente sì. La differenza è il fatto che non abbia anche fatto rap. Anche lui dovrebbe dare un po' più di cazzimma. Sì, cazzino, ci sta. Per me no. Io sono combattuto, lo metterai nella compilation veramente del Grest. No, su quello io alzo le mani. Perché comunque musicalmente suona. Sì, lui non vocalmente non è male, c'ha anche il timbro molto interessante. Il problema è che è proprio se ci fosse Wojtyla gli darebbe un abbraccio. Sì, probabilmente. Quindi per me no. Niente. No, raga, purtroppo no anche questa volta. Mi mancano quelli della combricola di colore. Quali sono? Oddio, di cosa parla? Non mi ricordo. Legionville, prossimo pezzo. Di chi? Various artisti.
Beh, la cosa più bella era il drop down della base finale. Allora, è tutto giusto e tutto sbagliato allo stesso tempo, non capisco. Sì, cioè, intanto però la gente in chat ha votato ed ha votato anche bene, perché abbiamo un 73 sì e 52 no. Avete ancora qualche secondo per votare, ragazzi. Intanto le nostre considerazioni. Cominciamo da Fabri oggi. Allora, oggi, così, a caso. No, ti dico la verità. Nonostante fosse un mappazzone di tutto, a me non dispiaceva. C'era quel qualcosa, non lo so perché. Secondo me era incoerente perché appunto era un mappazzone un po' di qua, un po' di là, quindi mancava un po' di originalità, però il ritornello mi è piaciuto. Vero, il ritornello cioè, sta dentro. Onesto, io non lo produrrei mai. Cambierei le strofe. Però se dovesse buttare altri pezzi fuori probabilmente lo ascolterei. Volete che faccio il cattivo? Il primo no, il secondo deve cambiare genere. Secondo me lo vedo più su un jazz con una roba del genere, cioè una roba particolare sulla voce. Ho detto una cazzata, ma è quello. E il terzo... è confuso, talmente confuso da colpirsi da solo. Colpirsi da solo, sì. Quindi, in tutto questo cazzo di casino, funziona anche. Funziona anche. Comunque, ragazzi, a casa hanno votato 90 sì e 64 no. Combattuta, eh. Sì. Per me è un voglio sentire altro. Quindi ma magari io, se c'hanno qualcos'altro, settimana prossima potete mandarla. Sono due? Sono c'è solo un problema, due. Allora, io ero convinto due. Fossero tre. Infatti anche io. See Ya Tomorrow, produzione DG Studio, Jay Sunset, il cantante. Abbiamo della Vaporwave. Attenzione, ma perché c'è una cosa Vaporwave e non c'entra nulla con la non lo so. Ma che è? It's a dog! Pensavate che mi suonava il telefono? Sì, ma perché io faccio sempre sti cazzo. Ah, però è napoletano, è una marcia in più. Sì, attenzione. È passato qualche mese, mo non ci parlo, ma già fatto qualche spagna, ma non dice che è tardi. Ma com'è che quando sei napoletano sei già qua? Attento, attento però, perché no, aspetta, sto sentendo una sfumatura un po' strana. È Giulia, bravo. Ma sta roba no però, dai. Vabbè, ma è napoletano, è giusto. È l'imprinting che dava. Frato Maciolier. Produzione figa, senti Frati. Voci tolte al neomelodico. Sì, ma minchia, bella, bella per sta roba. C'è rotto la minchia? O coro non è intelligente. Manca un minuto. Non parlo ma sento. Avevo che sei più furbo, non vedo. Però è tanto il tipo di Giuliana. Si aspetta di una porta aperta in una giur. Poi tra sin dopo ti dico perché non mi e non ha colpa sua, poverino. Prego, dice che mi aspetta. A ferite spesso faccio male quando ti si infietta. Ma roppo vire che stai buono. E ti unito da una sola parola. Amore senza rancore. Astratto come l'equatore che divide odio e amore. E non voglio che sta storia poi rimanga sull'attore. Mo' tronco chi sto cuore non solo per stanotte. E si fermo un deporto perché sto dicendo che è morto. Guarda che il ritornello è bello. Il ritornello è molto bello. E perché poi quando vai a toccare il mio melodico lo fai bene, capito? La reppata un po'. Ce l'avevo qua, dicevo, è vero. Guarda qualcosa qua. Le TLC. Le fottute TLC. Ma non credo che sia una citazione. Allora, se l'hai fatta apposta ti dico sì. Se l'hai beh, fatta un po' avrà allora, tinto da ti prego. Quello. Dai, sicuro. Ti prego, Jay Sunset, se l'hai fatto apposta. Come reference, dimmi di sì che ti produco. Ma era le TLC o sì? No, quelle erano Scrub, quelle delle TLC. Non me le ricordo, però mi ricordo la canzone. Survivor. Federica, Survivor di chi erano? Aiutami. Aiutami. Destiny Child, bravo Young Shiver, bravo. Allora, secondo me non era una reference. Comunque vince con 103 voti contro 41 no. Io ti dico di sì perché non bisogna vedere che purtroppo
La timbrica è simile a quella di Joliar perché è l'ultima cosa che ho guardato io. Però io vedevo in chat che magari lo scrivevano, non è colpa sua se il timbro è simile, però l'ho preferito nel cantato, nel melodico, che nel rap. Invece sai cos'è il mio parere? Che secondo me ha partecipato oggi all'X Factor col pezzo sbagliato. Dici di farci mandare qualcos'altro? Sì, secondo me doveva fare un... Doveva, il pezzo sbagliato. Doveva fare mandarci qualcos'altro di boh, più spinto. Sta roba un po' smorta. Secondo voi ti azzecca con Napoletano sta roba un po' smorta? Ma non è un smorta? Po' un controsenso? Non era smorta. Il ritornello secondo me ci sta. No, il ritornello era figo, no, però... c'era una parte in mezzo che te la faceva un po' scendere. La strofa centrale non era good. Forse era... Poi secondo me anche era un po' fuori tempo, però non voglio dire una cazzata, dovrei risentirla. Vabbè, però c'è il potenziale, cioè. Sì, infatti anche secondo me. La materia prima c'è. Facciamoci mandare qualcos'altro, non è che... Sì, perché voglio capire. Se riesci a mandarci settimana prossima qualcos'altro, sarebbe molto figa la cosa. Andiamo avanti, amputazione spontanea del cazzo. Eccolo! Amputation. Schizo, sei tu, lo sapevo che eri tu. Poi maledetto. Debut song, tra l'altro. Quando l'hai registrata, pezzo di merda. Ma l'avrà fatta poco pomeriggio fa. L'hai registrata, fa, vero? Perché sapevi che facciamo l'X Factor. Sei una merda. Ma cos'è? Ma cos'è? Io ti amo, lo sapevo. Lo sapevo. Sì, ma durerà 3 secondi. Infatti 1 minuto e 30 dura. Non posso scrivere te il titolo. Facciamo un fit. Tutta drum machine. Col blast beat orribile. 300 bpm. Sigla lecca del programma adesso. Dimmi che hai rappato. È più cattiva del Cripple Bastard. Mi ricordano gli Anal Cant. Li conosci gli Anal Cant? Oh, chi vota no minchia mi incazzo un botto. Chi vota no viene bannato. Oh. Scrivo alto. Ci puoi mandare il testo per favore? Schizo, voglio il testo. La voglio come suoneria. Bellissimo. Questo è amico di Giulia. Aspettate, ferma. Non partire. Ma J-Lo l'abbiamo già sentito la settimana scorsa. Probabilmente. Sulle mani. Comunque, dobbiamo votare, raga. Oddio, mi devo riprendere. Allora, per me è un sì pieno. Anche per me. Perdonatemi. A mani basse. Proprio. Anzi, vorrei farti un featuring. A mani basse. Devi votare anche tu, Onesta. Io con non te sento stessa. Il voto. Devi essere onesta con te stesso. Non sento la votazione. No, per me è un no. Ma come no? Fai a dire di no? È grindcore nel 2020. Chi lo mi mando l'album, attenzione, ha fatto un album inter... Sì, mandacelo. Ma poi Schizo, non sei mica di Novara, tu, da queste parti sì, qua. Sì, è vero, sei. Non sei di ste parti. Nome della tipa per un amico, ATT si chiama su Instagram. Punto music. Beh, non l'ho letto. Io raga, sto sudando. E lo sapevo che faceva caldo. Vedi, te l'ho detto che faceva caldo. Noi prendendolo in giro con questa tenuta. A mezzanotte esce Clever. No, grande. Ma non è arrivato chi? Chi non è arrivato? Chi? Andiamo avanti. Beh, quindi ovviamente ha vinto il sì. Io ancora manca fa poco. Ho voglia di amputarti qualcosa. Infatti è amputation. Si chiama, allora, quindi abbiamo ragazzi 142 sì, 23 no. Beh, comunque continua a crescere. Un'unanimità, direi che questa è la sigla finale del programma. Sì. Però l'ho persa, niente no, sigla vabbè, ce la manda, ci manda il disco intero. Ok, allora che lo potremmo utilizzare. Allora, il prossimo pezzo, J-Lo l'abbiamo già sentito, quindi pisciamo. Core, solo adesso, ma anche Core. Anche Core, sì, anche Core. Venerdì, Zeit. Attenzione, già che chiami la canzone come il giorno di una settimana, mi piace. Ehi. Attenzione. Che ancora amputation è venuta fuori. Questo è un type beat di quelli. Era bello il venerdì quando uscivamo fuori dagli schemi, fuori dai mille problemi, dei drammi più seri, dai ci stava così. I pensieri più sinceri si type beat lo fai. Mare di ieri, tromori neri si va.
così, così, si va avanti così. Ciao Rachel. Mi chiedo a me stesso, poi butto la chiave, scudo del mio astro che vedi rimane, mi vedi rimane di cose che faccio e vedi il cemento nella testa al mare. Vorrei fuggire da sto male in mano come un venerdì, prendere e scappare, prendere e fermare un istante. Ah, no, è prodotta la canzone, non è un type. Un è vero, è prodotta. Cado nel vuoto nel letto, se crisi di panico perso, mi sento apatico adesso. Però la registrazione non è di ultra qualità, io non capisco. Ciò che va bene, l'odio che mi tramuta il sangue, il veleno, avveleno il foglio nelle sere nere, pure non temere la vita. Un po' fuori tempo, lasciarmi andare al destino, restare a guardare il festino di quattro balordi che mangiano e bevono vino, non essere vivo, essere primo vittima del tempo e del luogo in cui vivo, non vivere il male di cui invece scrivo. Ma Cor, uno alla tavola, non è che puoi mandare 50 pezzi, Cor. Fuori dai mille problemi, dei drammi più seri, dai, ci stava così. Pensieri più sinceri si fanno più male. Vedi che ha senso. I tromori neri si va avanti così, così, così. No, una diretta. Così. Ciao Pierchi. Pierchi. Così, così, si va avanti così. Diciamo che secondo me è meglio il melodico che la rappata. Sabato passa, domenica pure non resta neppure un attimo. Perché stasera mi sta costa di merda, forse ne serve un altro po'. La festa è finita però. Perché manca quella roba figa. Cioè arriva la metà, no. Arriva la metà lì. Credimi, hey, se dico che sono diverso e non è tempo perso, ogni passo passo che ho fatto da anni fino adesso. Canta anche la ragazza oggi, no Pierchi? Pierchi cavalcherò al tempo, lascerò indietro. Pierchi ti conosce già, sa chi sei. Si è reso il malese d'arresto. Il nostro amico. Aspetta, fammi prendere fiato, sta vita ti sfianco ogni giorno che passa. Chi si rilassa finisce con il culo a terra fino al giorno in cui schiatta. Non è male, però va fuori tempo in alcune parti. Ma non fa impazzire, onesto. Il dramma di un uomo che si odia. Adesso mondo non trova il ruolo. Bello il venerdì quando uscivamo fuori dagli schermi. Bella Pierchi. Diciamo che è flat. I pensieri più sinceri si fanno più. Ma sei già diventata un meme. Mi prende per sì. Sì. Ciao Salida. Così, così, si va avanti. Sì, c'è un bicchiere di vino e tavernello. Così, così, si va avanti. Sì, anche secondo me è lineare. Però effettivamente, allora, essendo una questione di vibes, raga, è ovvio che ognuno di noi... A me non ha dato quelle vibes che doveva dare. Ma perché la produzione, secondo me, è palesemente fatta così, cioè appunto, con boffo, qualcosa dici? Di prefabbricato, tipo splice o... Può essere. Avrà usato un campione. Però lui mi piace molto. A me no. A me piace il melodico, cioè il ritornello mi è piaciuto. La rappata, ragazzi, no, c'erano delle carenze tecniche molto evidenti. Io forse mi sono fissato col fatto che l'ha registrata un po' così. Non so, non, è una cosa che non dovrei fare, ma... Boh. Non vai oltre quella cosa. Eh no, però. La mia testa in questo pezzo mi diceva... Ma... Comunque vince il no con 51 voti, immagino quanti pochi sì ci fossero. Ha donato 1000 punti alta marea per vincere. Bene. Davvero? No. No, non era per vincere. Ma però... fa... mi viene voglia di birra dell'Eurospin. Dai, raga, siete un po' cattivelli. Comunque, per me no. Per me no. Per me sì. Ok, sì, va sì. Bene, ragazzi. Un sì su tre, quattro no e tre un sì. Comunque, il voto di tutti. Tre no e un sì. Comunque, lei è l'unica che capisce di musica, quindi... noi siamo gli stronzi. Ragazzi, cazzo vi devo dire? Ha ragione lei. Mismo, lascio perdere, featuring Core, produzione Sam Lover. Ma Sam Lover lo conosciamo come produttore? Sam Lover, non mi dice niente. Io sì, l'abbiamo già sentito da qualche parte nelle reaction, Sam Lover. Ah, attenzione. È pure forte Sam Lover. Ti sei mai sentito male a tal punto da stare bene? Di Johnny Scandal, il produttore? Ah sì? E mi hai lasciato perdere qualcuno? Cerchi solo qui dentro le tenebre, sbuffando cerchi di fumo scrivendo lettere. Le scrivo senza sapere chi potrà leggerle. Le scrivo perché se no non riuscirei a leggere. E dico che tutto passa passerà, ma io solo questo e continuo a spingere. Ovunque vado porto sempre con me la mia città. Lascio perdere solo chi non sa vincere. Lascio perdere solo chi non sa vincere. Cattivo, cattivo Pierchi. No, io ho detto un'altra cosa. Lascio perdere solo chi non sa vincere. L'ha schiso.
frate, lascia andare, lascia stare. C'è la furia del male, no, 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 dopo te la ripeto. Fatti troppe parole fatte per giudicare. Non parlare perché pugnalare è l'unica cosa che sai fare. Da troppo tempo nascondi i miei sogni, ma mi ti prometto che un giorno farò i soldi. Ci sono carenze tecniche di rappate. Io dovrei dirvi che ora sono 4 anni ormai, che la mia vita è piena di parole come razza. Ho il cuore in mille pezzi ma non è un puzzle. E se poi casco mi rialzo, mi stringo la mano. Sono sempre solo perché volo troppo in alto. E se mi cerchi sono qui dentro le tenebre. Back to 2013. Raga, siete cattivissimi stasera. Il testo non l'avevo sentito. Mare in gola, mare in mano, il mare è lontano. Acqua alla gola perché fa ovunque il mio piano. Io che sognavo di essere re nei castelli di sabbia, ora chi sogna di essere me nei castelli per aria. Io da bambino non sapevo che avrei fatto e ora nemmeno, non me lo chiedo, tanto il tempo vola. Mi sveglio già, devo pagare le bollette. La sveglia suona alle 7, il mio capo mette alle stress. Sono sotto le coperte, non voglio sentire niente. No, c'ha cioè, delle entrate che sono fighissime. Ho a casa chi mi vuole bene, fuori chi vuol male. Ma qui dentro non potete entrare. Non ho la chiave del successo né del paradiso. Io lo so cos'è successo ma non ve lo dico. Il male che mi ha infitto mi ha scritto da solo il flow. Giuro è vero se ti dico che ora è l'unica cosa che ho. E se mi cerchi sono qui dentro le tenebre. Marianna, hai ragione, ci ho pensato tardi. Ne abbiamo tre, non li stiamo ancora sfruttando. Ma quelli sono. Guarda, hai ancora un minuto per usarlo. Io non lo spreco per questo. Ma non vali neanche il clap button. Basta. Basta. Allora io ti dico che il pezzo ha delle carenze tecniche mostruose. Oltretutto la produzione non mi è piaciuta per un cazzo. Pensavo mi piacesse le, è partito produttore. Bene. Ma allora sì, ci sono un paio di entrate fighe. Posso dire che questo pezzo era veramente flat. Sei una merda. No, ti giuro. Oggi la produzione flat. C'era una carenza di frequenze devastante. Cioè sentivo proprio che era piatta. Non sentivo la profondità nel pezzo che doveva avere. Siete d'accordo con me? Sono d'accordissimo su tutto quello che dite di male di questa canzone. Ve lo dico. A te è piaciuta? Ma stavi dicendo che a te era piaciuta? È piaciuta veramente. Ma all'inizio sì. Ma motiva la tua risposta. No. No, non te la voglio motivare. Però no, vado a sensazione. A sensazione ti dico che secondo me c'erano delle entrate molto carine. Sì. Quando sembrava Jake. Però nulla di particolare, non ho sentito niente che mi abbia fatto dire. Cos'è un concorso? No, è sound vecchio, però sono dei bei ricordi. Sì, ecco, una cosa che effettivamente è vera, sembrava essere tornato nel 2013. È vero, il sound era vecchio, però sì, sì. È vero. Andiamo avanti. C'è un no di 61, per me no? Per te? Per me no. No. Oggi sto andando un sacco, oggi sono cattivo. Oggi non c'è niente di interessante, tranne il grindcore. È vero. Solo schizo ha spaccato. Venerdì ti piace? È vero. Dario Gol. Che non è Dario Gol, ma è Dario Gol. Cambia nome, chiamati Dario Gola. È bellissimo. Ma no, si chiama Dario e la canzone è Gol, no? Che si chiama Gol. Perché si chiama Dario Gol e aveva vinto. Doveva chiamarsi Dario Gola. Se si chiamava Dario Gol ed era napoletano, aveva vinto lui subito, senza neanche ascoltare la canzone. Oh, produzione Cina. Ehi! Bot, ci piace le vibes. Voglio un posto per me, voglio un posto per te, voglio un posto per i miei cari. Ho un posto che mi piace, si chiama fra le tue cosce. Tu dimmi dove e quando facciamo quello che vuoi. Ho posto nella mia auto per frari, mica per troie. Spocciamo le peroni, strappiamo bandiere ai giorni. Com'è che non si vive, no. L'infame vuole i soldi, gli sputo in faccia la pile, ne racconto. Mi ricorda la FSK. Il cuore è troppo grande per stare in mezzo alle pisce. Mi rimpasso con no, era bella la posizione, dai. Zero buffi nel mio conto, benedetto bacio e karma. Grazie pappa, calmo come il pappa. Finti rapper pappa, li rimando a casa. Posto che non ce n'è un altro come me. Manco se chiedo a Dio, fanne un altro come me. Se cagli il cazzo la porta è sempre sul retro man. Due anni 90. Ma oggi mi sento come se avessi fatto un gol. Da tutto solo. Dai, però è carina. Dai, appunto. Non potrei mai produrlo nella mia vita. No, mai, però la canzone è carina. Cioè me l'ascolterei. Ho testi che parlano di me, non sono un re, non faccio rave. Però batto casa sul club.
Sono troppo flat. Sto con i frese, penso a te, penso che le merda. Si spreca. Sai che non è facile, è un po' più complesso. Piacersi pure sporchi davanti ad uno specchio. Il sound ha preso il caos e l'ha reso porca un complesso. Porca puttana, ragazzi. Siamo nel 90. 50 MC. In Africa, innamorarsi capita. Saletto con un Charizard. Sex, carica, non più difetti plastica. Mi piace fare la pratica. Arriva presto, capita. Dopo presto. Dalla partita ho preso Giovanotti è un po', ma magari Giovanotti le passe così. Ma Giovanotti piacerebbe essere Dario. Sembra quasi nitro come flow. Ma si spreca. Si sente l'odore di centro sociale fino a qua. Il ritornello mi fa impazzire. Finisco tutte le risorse. A volte mi sembra che lei che con te abbia fatto un gol. Viviamo. Bravo Marco. Willy Peyote, sì, molto sostiene. A volte mi sento come, come se avessi fatto un gol. Da tutto solo per un bro. Però tra i ritornelli finali no, te lo dico già. Risorse. Ragazzi, siete cazzinissimi. Finisco tutte le risorse. Yeah, yeah. Voglio un posto per me. Aria cronica. Voglio un posto per i miei friend. Yeah, yeah. No. Aria cronica. Potevi farla finire una barra prima. Ma anche di più. Magalli. Non ho letto cosa ha detto. Allora ragazzi, sì 122 voti, per me è un sì. Sembra, sì. Sì, okay. Sembra cani sciolti un po'. Rappava un po' meglio di cani sciolti. Magalli non ho capito. Adesso vedo un po' il cazzo. Di sangue misto. Sangue misto, sì, però non parliamo di sangue misto qua dentro. A me piace. E poi ti racconto, guarda la telecamere spente. Prego. Allora io dico sì solo per le vibes. Però ok, non sì, mai. Ma non lo potrei mai. Okay, fine, per me è un sì a pieni voti, però. Sì, però un po' magari... school. Sì. Dovrebbe trovare qualcosa di più moderno. Scusa, devo interrompere un attimo perché Fumagalli mi sta mandando malissimo. No, Fumagì, non ci credo mai. Mai nella vita, proprio, non ci credo. Non ci credo mai nella vita. No, dopo devo capire. Inganno, l'abbiamo già sentito, non ti ascoltiamo stasera. No. Ti ascoltiamo la prossima. Produzione di Conoboy? Però inganno, dai, allora facciamo una cosa, ti ascoltiamo, no, facciamo così, me la mandi domenica la stessa canzone. Oggi perché domenica? Che giorno è domenica? Perché domenica c'è altro X-Faddon, perché l'abbiamo sentito l'ultima volta. Ci sono un sacco di X-Faddon. Sì, c'è bisogno di un sacco di talenti. Pagone, mio amore. Pagone? Sì. Ah. Pagone. Raga, Pagone, c'è anche un videoclip che noi andiamo subito a vedere. Subito. Aspettate un attimo, raga, Sono quelli dei tape beat. Può essere, è probabile. Nessuno dice il contrario. Ma no, no, perché no. Non riesco a copiare? Perché non sai fare control C, control V. Non capisco. Ma dai! È un problema. Cristo, spacco tutto, te lo giuro. Paggi, ma non può essere Paggi al posto di Pagone. È Pagone, Paggi. Secondo me, ragazzi. È Pagone. Alla Giappo, Paghi. Alla Giappo. Punto Pavone. Pagone. Pavone. Paguan. Paguan. Beh, dove le ha trovate queste pale? A Milano. Sì. Wow, il video sembra molto carino. Droni, droni come se non ci fossero domani. Pubblicità gratuita. È un danno, raga. Cos'è? Non so, tu non lo conosci. È un ragazzino rare. È un danno di Molfetta. Cosa? È vero. Raga, se volete chiamare stasera, postate questa canzone alla tipa che volete scoparvi. Fumo, ma con Joy, ma ti porto dove vuoi. Penso sempre solo a noi.
produzione non è male, però effettivamente. Sono solo un mezzo per i sogni, baby, i nostri sogni sono morti, te ne accorgi solo quando te li scordi. La rabbia sai ti sbrana. Io uso la mia calma. La uso come arma. Usalo, ti prego. Sentiamo i titoli. Lo uso, raga. Beh, se continua a fare. Sta un altro ritornello. È il terzo ritornello. Raga, manca un minuto. No, manca un minuto. Vai, clicca. Oh. Oh. Non è andato. Non è andato. Grazie a tutti. Grazie. Guarda, ero tentatissimo di voler usare io, raga, ve lo dico. Ma non volevo sprecarlo. Io non l'ho sprecato, l'ha usato lei. Infatti, la macchina l'ha presa col trick della sicurezza. Allora, ormai è invotabile perché purtroppo. Stavo veramente. Mi stavo sentendo male, raga. Un altro mio amore impazzivo. Ah, perché così non si può neanche più. No, così basta. Così è finito. Tutto. Però. Posso dirvi che se volete chiamare stasera usate questo pezzo perché è molto interessante, perché cioè proprio da viscidones, ecco, se io avessi 20 anni e volessi chiamarmi la ragazzina di turno su Tinder, gli manderei questa canzone dicendo che sono io. E poi disiscrivo però. Però usi le foto di Fumagalli? Certo, scusa. Sicuramente non le mie, così almeno non mi vergogno. Così si cancella dalla faccia. Cosa vuol dire? Allora, il prossimo pezzo è Scarica l'ansia di Magno. Non morire di Covid, che io ti odio, te lo dico. Anzi, muori qua davanti a tutti di Covid, così. Che live epica. Bene, allora, il prossimo pezzo è Scarica l'ansia di Magno. Dopo la mando a Barlo. Devo mantenere la calma. Ho sparato tutti come un black op. So qui in Italia non si calma. Scende strada come un black block. Occhio. Vuoi scappare in vacanza. Occhio. Magari boss sotto una palma. Quando sopra il cazzo Giorgio Palma. Farci un video per Bang Bros. Ogni laptop non c'è storia a fare gang bro. Non funziona, sto pazzendo. Qualche non mi sa che tipo scarico l'ansia. Chiamo un'ambulanza. Scarica l'ansia. Venite in castra. Svuota la casa. Scarico l'aria. Cosa che mi passa in testa. Sono un po' di genio fra il raggio di Tesla. La lea più dolce. Cosa sarei fare? Dimmi qualcosa. Mi piacerebbe una sega coi piedi. Solo quel periodo che mi sento crazy. Hai presente di ci sei cambiato. Sì, ma questa volta io l'ho fatto davvero. Certa gente non mi ha supportato perché sono stato sempre troppo sincero, hey. Prima di fare sta strofa ho bevuto un po' troppo. Tipo che le sbocco addosso. Su giacchetta e poi le sbocco dentro. Carica l'ansia, baby, che passa. Fumo sta canna, da che ti calma. Po' macete come... Carica, scarica, ah, però... Rapina una banca. Dai, dimmi, che, dimmi adesso che assomiglia a qualcuno. No, no. C'ha delle impressioni alla sala. Faccio fuoco su tutta la folla come la missione, niente russo. Mi rinchiudo dentro manicomio, cazzo sarò il rapper più discusso. Ah, un po' snob, sì, hai ragione. Poco, poco. Mi spinge a pensare. Ho paura che venga giù il mondo. Le cui fondamenta sono ormai corrose. Tutto crolla, tutto casca. C'è chi molla, chi non basta. Gira la stanza qua, gira la testa. Vado a studiare che non voglio fare questa fuga. Se non passa, non basta la ganja. Il futuro che ho in tasca, paura a vederla per quello che sono. Turbato, agitato, perché se ci pensi è tutt'altro che bello. Sudore e freddo, la testa che pesa. Non mi alzo dal letto, la mente si è resa. Cristo, frate, mi hai visto? Mi sa che meglio se aspetta. Però 3 minuti sono troppi. Mi toccare, solo un momento. Poi mi riprendere, inizio da capo. Smetto di fumare, poco ci credo. Poi mi riperdere, inizio da capo. Produzione originale, ma perché non hai portato il coniglio? La coperta, ma c'è un vestita da coniglio. No, la prossima volta che era con me, ma mi vesto io da coniglio. Tu la porti, mi vesto da coniglio. E siamo una poliziotta, lei. Guarda che non è male il titolo. No. Perché il beat è figo, pa, 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 figo. Tutti flat la prossima volta. Flat. Produzione figa. Ah, bravo, cazzo. Non è flat, infatti, questo, dai. L'unico che non è flat è l'unico che stasera non mi ha annoiato, strano. Lui non è male. Un po' strong nel testo. No, sì, vabbè, ma sì, ci no sta, hai ragione, ma ci hai sta, ragione. Anche a me danno fastidio
riferimenti troppo espliciti, però ha spezzato la serata, perché almeno non è sì, pianone. Sì, no, infatti apprezzo che sia stato pianone. Allora, per me è un sì, Fabri. Anche per me. Anche per me. Abbiamo tre sì, i ragazzi della chat hanno votato 50 sì, segnati il nome perché secondo me questo, se c'è qualcosa di interessante... Sì, devo indagare, devo indagare. Indaga, lo ascolti, si chiama Magno il ragazzo. 20, Chobi... No. Allora, è difficilissimo. 23, Choiba... Choba? Cohiba. Grazie. Cohiba. Frankie G, la produzione. C'è un video? Fortunatamente no. E invece c'è un video! Ma perché gioisci per un video? Non ho capito questa cosa. Sono un po' instabile. Madonna mia, che master alto! Sì. Vabbè, almeno. Ciao Luca! Ha ragione Schizo, cazzo! Cosa? Loudness Work per fosse il 2008! Sai chi è lui? Chi è? È quello che ha fatto la terza stagione di Misfits. Quello è identico. Ah, guardalo, okay. Guardalo, guardatelo, raga. Aspetta, fammi vedere. E no, un po' sì, eh. No, è uguale, è uguale. Non quello che non muore, quello che entra dopo Nathan. Rudy. Cosa spacca? Ma è sempre lui. È sempre lui. Credo che lei sia il produttore, no? Spacca un botto. No, non ci credo alle tue favole. Le Nike non le sfregano. Un po' vecchio, vecchio, suono vecchio. Sì. No, ma suona come qualche anno fa. Se lo faceva nel 2016 spaccava. Sì. Si prendeva la scena. Siamo con Iva come fit, il flow caduto dalla tasca, tutti i buoni però sono bravi tutti due. Sono infame con caraccia, la fiaba sempre lieto fine, troppo baciato, poca salsa, ballate bene palena, guardate bene cosa dire, se lo dite in video non in faccia, a male è meglio che tradire. Lui invece è a meglio preziosi. È vero. È vero Izzy. Comunque il tipo l'ho visto veramente in Misfits, raga. Pauroso. Oh. Pezzo suona. Anche la produzione, dai. Allora, sì, vince figo. 54 sì. Avete votato in pochi, ragazzi. Votate, volete votare, eh? Volete votare, no? Fatemi sentire. Allora, ho letto in chat, fare una roba così è molto facile, non c'è talento. Fatela voi. Sì, perché non è che abbiamo sentito tanta roba così, anzi, il mood che abbiamo sentito finora non è posso così. Posso dire, è il primo che mi ha intrattenuto dall'inizio alla fine, che non ho detto che quanto palle. Manca. Vero, anche io. Belli flow, tutti e due, belli... Il testo non ho sentito un cazzo, raga, scusate. La melodia molto interessante. Forse se l'avesse fatta veramente nel 2016, sta roba avrebbe spaccato tutto. Il culo.
Penso che però se hanno una capacità di scrivere una cosa del genere, magari le cose le potrebbero fare benissimo, ci sta. Sì, certo. Per me è un sì. Poi magari questo pezzo sì, è così, sì, magari non c'è altra roba. Chi lo esatto. Bello. Per me sì. Quindi tre sì, quattro sì, sì col gruppo, interessanti, interessanti ragazzi. La ragazza bionda è Titi, e la trovate su Instagram, così capite chi è. Palle. Monotematici ragazzi stasera, eh? Parliamo di musica qua. Avanti un altro di Nikolaos. Davvero? Nikolaos. Occhio che siamo entrati nella parte di internet dove sono tutto uguali adesso. Nella fossa delle Marianne siamo sì, arrivati. Greg Hill, non dormire. Aia. Master non c'è. C'è stato un fuori tempo brutto, sbaglio. Ma come auguri amore? A chi hai salutato? Ma com'è TRL questo? Potrebbe diventarlo. America tramite questa Polaroid. Ma vedi in tele quello che hanno fatto a George Floyd. Se vuoi vivere bene devi farti i cazzi tuoi. Devi incazzarti solo se si parla di iPhone ed Android. Ho visto una ragazza guardarmi e non me l'aspettavo. La troia la lavora al bar e prega per la mancia. Lo sai, ho visto mio fratello iniziare con l'erba. Si venderebbe entrambi i genitori per averla. Nico sulla base come George Best. Fanculo il tuo contest al piede Kanye West. Ok, lo sai che rappo meglio del tuo boyfriend. Corro come Forrest, Nico is the end. Io credo il giorno d'oggi che Instagram sia la rovina. Se le bambine scrive bene, ma il timbro non mi gusta. Ma non vedo differenze tra lei e le puttane. Entrambe usano il culo per guadagnare. Ok, ormai conta la moto, la maglia col logo, la foto con loro, ma non sono loro. Cazzo come godo, se prendessi il fuoco, la tua macchina nuova colorata con loro. Bravo Fumaggi, bravo. Più che denuncia sociale è una denuncia ambientale. Stai sporcando il mare con le tue stronzate. Hai scelto il male perché il bene era banale. Cristo, ma sei 2010, ma che cazzo voglio fare? Cosa hai fatto? Cucina Crab Button tutta assieme. Meno male perché volevo fare io. Però meno male che l'hai fatto. Sempre fabbrica. Allora, guarda, potevi anche essere forte, potevi anche piacermi, ma quando mi citi Lolo, io ti dico no. Per me sei eliminato dalla faccia della terra. Non ti voglio neanche più guardare in faccia. Panico. Non mi parlare più, disiscriviti. A me piaceva. Ma dove? Motiva la tua risposta. Ha citato Lolo. Perché mi piace queste vocine, confini. Sa che Marco Ecost ce l'ha con te. Uè, nasone. Sì, sa che ce l'ha proprio con te. Bene. Mi ricorderai, facciamo finta che non abbiamo sentito questa persona che abbiamo appena, eh? Ok? No raga, ha citato Lolo, qua non si cita Lolo, ok? Non nominare il nome di Lolo in vano. Mi ricorderai, questi sono forti. Questi sono indie per forza. Questi sono forti. Io ho bruciato il mio crab button per quello. Come sa va. Il mare è sempre bello qui a Genova. Psicologi. Sono delle onde contro la città. Porto antico all'acquario della mia. Non c'è neanche la voce. Perché se no poi non sogno di nuotare, andare al lago. Non ho bisogno. E dimmi che resti stasera. Ti prego, guardiamo le stelle. Gazzelle appena se ci sono le nuvole. Non conosco la canzone. Stanno sempre le appese. Sierra no. Cioè, quanto sono indie. Sì, ma non c'entra un cazzo né con gli psicologi né con i Sierra né. Forse un pochino. Perché sembra un nuovo sfondo. Grande che ha regalato 5 sub, Edoardo! C'è linguaggi che tirare fuori. Dimmi poi davvero mi ricordi. Grazie ad Edoardo. Sono solo già tocco quei giochi. Io ti ho amato sempre tu mi amato ma. Mi piace. Mi piace chiamarla questi anche. Dimmi poi davvero mi ricorderai. Che bella! Tu non vengo al mondo quando cadono le foglie. Questa vita è come un sogno, bella solo quando è notte. Son baciato dalla luna, dal sole di mezzanotte. Poi baciato da mia mamma che nel suo seno mi coglie. Sono in mezzo a gente e da solo canto. Ma sento il mio eco, nessuno mi sente. Acqua di sale in viso come un tuo bacio. L'oceano bagna l'ego ma muoio di sete. Un sogno non si vede mica da lontano. Io che non aspetto che venga. Come non puoi più votare? Sì che puoi votare. Il celeste come un gabbiano. Vedo tutta la città ma non vedo te. Scusa mamma, sono genovese. Sono malinconico, passeggio zitto. A pelo d'acqua in mezzo alle balene.
E questo, raga, gente di Genova. Bello, sto pezzettino qua. Scusa, mamma, molto sono forte. Genovese. Sono malinconico, passeggio zio. No, non c'entra un cazzo con Moder. Su quelle onde io divento un bim. Ti amato sempre, tu ne amato mai. Posso dire che sono stati per ore i più bravi di stasera? Io non ce lo sento Coes, però, Vabbè, il filone è lì, però. Di diretta. Cacciavi in guai, ti tiravi fuori. E dimmi poi davvero mi ricorderai. Dimmi poi davvero mi ricorderai. O cadasse sugli scogli e lei mi lascia. Con un bacio sulla guancia, sulla bocca. Non ho capito tra niente. Tra l'altro penso che Exo Tc aveva già partecipato. Sì, guarda che fa. Anche se a Valencia sto genovese. No, sono forti veri. È vero, sono forti. Di svegliarmi senza mare. Bella. Ti ho amato sempre, tu mi amato mai. Mi cacciavi in guai, ti tirai fuori. A me sto indie rap, raga, fa impazzire. Sono solo già tu che mi giochi. Io ti ho amato sempre, tu mi amato mai. Mi cacciavi in guai, ti tirai fuori. E dimmi poi davvero mi ricorderai. Dimmi poi davvero mi ricorderai. Ma come servono i beat per votare? Ma davvero? In che senso? No, raga, adesso controllo, ma non mi sa. Vabbè, adesso controlliamo. Comunque per me è un sì. Anche per me. Sì, proprio sì. Forti, anche ragazzi. Per me, i migliori di stasera. Anzi, io prenderai il nome. Già fatto? Ok, allora, raga, andiamo avanti. Il prossimo pezzo è Cecco Zero Jäger, la canzone di Cecco. Guarda perché non riescono a votare. Infatti adesso controllo. C'è un video, ma non ve lo faccio vedere. Magari sono una fiamma quel video. No, no, potete votare anche senza... Potete votare anche senza, raga. Non so perché dite che servono i beat. Mi addormento e nel sogno volo in California con la fame di mangiarmi il mondo. Mamma mia. Qualcuno ha un altro crab button? Non mi ricordo un cazzo. Dai, però per 2 minuti e 31 possiamo resistere. So solo pensa quando... Allora, pensa quando arriveremo veramente a quello che fa la canzione da 4 minuti. Abbiamo 20 minuti per chiudere poi, se alle 11 di tornare. Purtroppo guardo su Insta se ho fatto qualcosa di male. Mixer alcolici non mi conviene. Sì, avevo questo. Chi accecco qua sbocchiamo. Sì, ma dopo stiamo bene. Bruciamo tutto. Ma la produzione è figa, cazzo. È type. Teste calde come. Oddio! Chi è? Mix di alcolici non mi conviene. È talmente trash che non so, c'è qualcosa lì. Però ci credono, capito? Quindi sì, esce da quella filone trash. Ma no, aspetta, che oddio, è tutto stonato! Che nonostante tutto ancora c'è. Beh, almeno l'ha usato l'autotune, ma che cazzo volete? No, il problema è che l'ha usato l'autotune, cazzo. Artificiali, no, c'è. Fuochi splendiamo. Non è nemmeno flat, è solo brutto. Vi do i miei soldi per schifare. Cos'era? Sta capito il trick già. Gli amici falsi. Li ho già bevuti. Beh, ma scusa, ma qualche donna. E come va, frava? Non tentarmi, non lo faccio adesso, crappa. Ti prego, ti prego, manca un minuto ancora. Non me ne frega un cazzo. Non lo faccio ora. Ti regalo casa piuttosto. Raga, è indifendibile. Va tutto bene. Dacci sto crap. Spammate Fabri Crap, per favore, così almeno. No, specialmente adesso che mancano 30 secondi non lo faccio, scusa. Per me non è così male, vedi? Mia madre ha chiesto il crap. Usa il mio bottone. Domenica c'è il prossimo X-Faddon. Mannaggia il cazzo, me l'hai fatta sentire tutta, io ti ebbene odio. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, io, e per me è un sì. Anche per me. Volevo volevo dirlo anch'io che era un sì. Sei un merda, mi hai fregato. No, mi spiace. Come no? Mica hai detto sì alla gente. Dai, peggio. Che se pubblico, il pubblico ha detto no, poi mi tocca produrlo. Adesso sono due sì qua, Occhio, E niente, vi devo segnare il nome, vi devo produrre, ragazzi. Non c'è un cadello. Allora, il pubblico ha deciso. Magari. Grazie, allora, Titi. Posso dirvi una cosa? Grazie, secondo Titi. Me, questa era musica da eroina. Io sì, ve lo dico. Assolutamente. Quando ti chiudi in casa e non hai nient'altro da fare che dire porca puttana per svoltare quella dose. Ragazzi, oggi per colpa vostra, ho dovuto segnarmeli. Merda. Non si vede niente, meno male.
Chissà cosa c'è scritto in verità. Il prossimo pezzo è Sassi, tutto coi punti, featuring Cronox di Giuseppe Fontana. Ma qualche ragazza che mandi qualcosa. Guarda, se ci sono come quelle dell'altra volta. Attenzione, produzioncina. È prodotta? La type. Ehi, ehi. Ho un sasso nella scarpa, fa male ma passa. I momenti in macchina li sogno come favola. E se è una favola, ma sai che porca puttana? Giuro. Peccato sia seduto al tavolo dietro al tuo. Qualche ragazza che mi scrive su Instagram. Come caldo maggio, vorrei dirti ti amo. Ho già il cuore spezzato. Quel tuo jeans bianco già mi ha reso pazzo. Ma cosa dai consigli per te? E scriverei di lei fino a perderci la testa. O forse già l'ho perso. Sì, è un Macna che non ci ha creduto abbastanza. Sì, è Macna quando suonava nei Microphone Killa, male però. Sopra delle bici, o in inverni grigi. Fuori piove, pensa quando c'era feeling tra di noi. Un due di cuori che non ti non serve a nulla, quindi poi lo foldi. Kinder mi ha bannato. Caccia soldi. Per un po' di affetto caccio i milioni. Ti lascio addosso e sassi che ho nel pet. Ma non ci riesco proprio a farti male. La mia vocale più scontata e abusata degli ultimi vent'anni. No! No! Marca! Se scappi dovrò dirmi capita. Le stelle si fanno desiderare. Ma poi ti fotte questa gratitudine. Ti do ciò che vuoi. So. Tu mi dai ciò che vuoi. Ma ci vediamo mai. Ti disegna su un foglio. Andiamo cade da fraquentare. Quando il desiderio vince sull'orgoglio. Fanno la fila di notte, però tu sei l'unico sogno di cui ho bisogno. Sono insicuro, sai, quasi insicuro. Che c'è solo uno, mi resto di scuro. Per scappare dai radar, sentirmi al sicuro. Ma se fosse da te, però mi sono perso cercando di lo sguardo in una sto cercandoti mentre mi godo il diluvio. Come non va il voto? È impossibile. Ma come, raga? Io tolgo quella roba del beat, allora, perché magari non va in crash. Una tirannia, vorrei scoparle tutte, puoi spargere la voce, ma finché resti in circolo, raga, sei un no. Carcere precoce. Finisce scusate, tutto in un minuto. Schiaccia ancora? In un attimo, mancava ancora un minuto. Mancava veramente ancora un minuto, cioè, no. Non avrei sopportato perché un altro minuto. Non avrei sopportato un altro minuto di questa roba, ve lo dico. Non ce l'avrei fatta. Oh, raga, no, raga, io ve lo dico, raga, non così. Mamma mia, che fatica stasera, cazzo. Bla bla, featuring K-Noise, Yogor. No, speravo ci fosse la seconda, a dire la verità. Seconda di cosa? Quella che bella viene dopo. Bella la copertina. Che voi non potete vedere. Bravo. E non la fa vedere che non glielo... Mando un bacio alla tua mano, mando un bacio alla mia mano. Sono sano per quel pazzo, sono pazzo per il sano. Per campare senza il grano non devi mai fare il bravo. Ma se sei bravo a fare il grano parti e vai lontano. Io ringrazio quel ciglio, tanto quanto chi mi ci ha levato da vicino. Io che le ciglio è per quello che mai, è per questo che vacillo. Mando un altro bacio a mamma che un po' che non vede il figlio. Quando strillo sopra i palchi so che effetto fa. Avere l'ansia di non sapere che effetto fa. Non c'è posta per me, solo qualche bolletta. Cento scale per iniziare a scalare la vetta. Ma non bastano, non bastano le bastonate. Ma non bastano, io ancora ho partecipato anche settimana martedì muro dopo le questo? Sì. La cameretta non serviva, udivo le mazzate. Allora, Yogor, sei è già vero, partecipato? Hai partecipato la settimana scorsa perché te avevo segnato. Domenica però, allora, perché se no togli tempo ai altri ragazzi che oggi non hanno. Il prossimo pezzo è Afro Samurai con Lord Falco. Featuring Bello Figo. Lord Falcon. Yo. Veramente è featuring Bello Figo. Ma speriamo di sì. E l'offstage delle sue gare. Lord Falco e Bello Figo, biatch. Spada armatura e spalla dall'hotel esci. Mi chiedo se riesco a combattere, dico eh sì. Sciotto queste energy jelly con la Pepsi. Mi piace questo sound raveggiante. Arriva Dezzi. Spalco nel locale, non scordare Lexi. Smetto con ma sai che spacca? Che sexy. Tipo le scopate che fate nel Pepsi. Questi gesti che potresti vedere nel wrestling. Falco li ha messi dentro ai miei testi. Che schifo se manifesti i tuoi sentimenti quanto sei chi l'altro flexi. Yo, lo controllo tipo Lexi. Spoglio trollo alla Messi, lo rollo come i Pepsi. Il ballerino chiacchi, occhio che se mi stressi. E non mi ascesa la botta, ti sfondo la porta e fionda la spada. Ma bravo, flexi. Però che spacca, secondo me. Samurai e Falco, Falco. C'è il suo colore, il bianco, bianco. Le medaglie. Bello Figo. Bello Figo. No! Ehi! Sono tutte bianche. Sono tutte bianche. Le mie bandiere che sono tutte bianche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, murder. Cioè,
allora, c'è chi sta scapocciando e chi mente. Cioè, il featuring l'hai messo perché hai soltanto aggiunto gli hai. Se fatto hai bene. Fatto così, hai vinto. Hai fatto bene. Te lo dico. Mi carica tipo coca. Entro nell'arena, sento l'urla della folla. E di questa tedesca che raga, trovo un bot, ve lo dico. Hai già usato il crabbatto. Vedi? La costringermi a usare il crabbatto quando poi arrivo. La vera tecnica lunga, ipoco quella coda. Tipo punciarci sì un'altra volta. Di ogni potente mia colpa. Se ho usato troppa forza brutta tipo. Ovviamente quelli che non ascoltiamo stasera c'è domenica, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Tutti ora ti guardano e di luffi nella playa. Sono passato per testare sul palco in mezzo al pubblico. Vai bello figo. Figa bianca vorrebbe conoscermi. Vuole provare tante cose. La produzione è qualcosa di esageratamente figo, raga. È più interessante la voce che c'è sotto. Non venire in me stesso. Vero? E beh, anch'io lo dico. Bello figo sembra bravo qua. Nella data grazie se invece sono pagando. Sono passato per slassare. Kappa kappa se vuoi vedermi nella tua discoteca. Qualsiasi cosa faccio è un film. Seguimi su Insta, la mia vita è un film. Il samurai è falco, c'è il suo colore è il bianco. Le mie zaini alte, le mie bandiere che sono tutte bianche. Sono tutte bianche. Scusa, non posso dirlo che sennò mica domani mi trovo le siringhe sulla porta. Il samurai è falco, c'è il suo colore è il bianco. Allora, però abbiamo sentito roba peggiore stasera, raga. Giuro, sì. Cioè, adesso, obiettivamente, cioè, parlando. A parte il meme. Obiettivamente parlando. A parte il meme, abbiamo sentito roba veramente peggiore che ci crede di più. A me sto pezzo piace. Io dico sì, no. A mani basse. No. Sì. A me piace la produzione. Sì, la produzione è veramente figa. Ma anche le voci sotto. Persino bello figo sembra bravo su questa base, incredibile. Guarda, per me no. Però sì. Se voi dite sì, io mi fido. Sì, per me sì, io mi... sì. Io mi rimetto a voi, purtroppo non, i meme mi fanno cagare, quindi ditemi voi. Tocca a te. Per me no. Bene, per me sì. Ain. No. Sì, il pubblico, potresti dire tu, potresti vedere tu. Cioè, il tuo sì è quello del pubblico, che sono importanti. Mm-hmm. Dovresti vedere tu. Però rimane. Già. Atlantide, la città come il mare, Gabriel Colombo, graphic video. Ti ma prego, che cazzo mi avete messo, raga? Che cos'è? Cos'è questa roba? Questa è la cosa più bella del mondo. Questo è Rancore che non ci ha creduto abbastanza? E questo... Siu. Relax. Madonna me. No! Quanto è bello ridere fra i tuoi occhi. Calcutta. Andare a fare una spesa senza fare i conti. Hai preso soldi. E mi dimentico pure del tempo e di respirare. Quanto mi mancano i tuoi pomeriggi. La Calcutta, perché hai paura di sprecare. Che giochiamo come scemi. E mi innamoro delle tue mani. Guardo i tuoi occhi e la città mi sembra il mare. Yeah. Sta partendo una synthwave o sbaglio? Posso dire che me l'ascolterai mentre lavora? Ti prego, sto aspettando che parta la synthwave. Yeah. Senti? E ti abbraccerò anche quando farà caldo. E ti bacerò anche quando sarai lontano. Botto italiano. Non sarai mai tu che mi abbracci fra i miei guai. Se non avremo Giampi, ti do gli schiaffi. Andare, noi andremo al mare. Yeah. E sai fa male respirare. In parte non è partito non prima. Parte non mai. Non sei con me quando sbadigli. Raga, ma infatti è molto fisico. Questa è roba che piace a me. Ma che bugia. Guardo i tuoi occhi e la città. Posso dire Marotupo la minchia? Perché non parte mai? Schiponati, ma schiponati perché magari c'è un drop. Quando farà caldo e ti bacerò anche quando e basta. E ti abbraccio.
sparacando e ti bacerò. Wack pan! Luca, Luca, hai chiuso tutto. Allora, non è brutta. È fatta male. È fatta male. È fatta male. Secondo me c'è un margine di miglioramento e di figaggine. Questa roba, se qualcuno gli fa una produzione seria, interessante, gli fa un po' di produzione sull'idea di che cosa dovrebbe fare. Che guardi così. Non so. Perché mi piace per ragazzo. Spacca, secondo me. Per me sì. Sì, sì. Io sì, sinceramente, ma sai che io pure dico, cazzo, è da rifare. Però questo sì, pezzo, la perché produzione rifatto verrebbe figo. Da però rivedere. Io adesso ho questa cosa di farlo con questa cazzo di sonorità anni 80, però secondo me è buttata lì. È un po' la Tommaso Paradiso, tipo l'ultima che è uscita. Quindi una merda. Che richiama un po'. Scusa, è partito. Scusa, dicevi? No, che richiama un po' musica italiana. Sì, ma infatti a me non dispiace quella roba lì. Retro, riprendiamoci, ecco, quello di cui abbiamo. Ribadisco, ci vuole qualcosa di originale che svolti un po' il tutto. Sì. Allora, comunque, è un no per i ragazzi, per noi sono tre sì, dipende da te. Il prossimo pezzo è Più Soli. Aspetta un attimo. Non mi ricordo più come si chiama. Gabriel Colombo si chiamava. Okay. Io comunque me lo salvo perché sì, non si devo, sa mai. Devo dare giustizia a sto ragazzo. Più Soli, 2000. Quanto tempo c'è? Riprendiamoci Fiume? No. Ascoltiamo gli ultimi due. Io voglio ascoltare quello. Quale? Quello lì, sì. Ok. Ah, Ottavia. Che brutto quando non ti cerca nessuno e vorresti che almeno lei se ne accorgesse. Sappiamo a 10 minuti alle 11 più o meno. Questa canzone ha 20.000 ascolti su Spotify. Davvero? Madonna. Di nuovo chi sono? Come fa a avere 20.000? Specchio e non ti vedi bella, ma ti ho dimostrato che ti sbagliavi. Piccola, smetti di giocare con la mia anima prima che mi accorgo di avercela. Fisso il muro in casa. Avevamo già sentito 2000, dicono? No. Ma anche io me lo ricordo. Penso con quello come ti fanno i troll, ti fanno, lo fatelo schippare. Infatti io mi ricordo che passi da qua. Canzone da TikTok. A me lo stile non piace, poi è famosa, se mi piace. Dicono che è famosa. Beh, ragazzo, se l'è spammata, scusate, ascoltiamo. A me non dà niente di che, vi dico la verità. No, neanche a me. Rimarranno solo sti testi. Oh, ma vado a vedere su Spotify. E che cazzo. È già famosa. E cambia qualcosa, se è già famosa. Se ha 20.000 views non è famosa, ragazzi. Cioè. Che mi ha fatto sognare. Beh, è molto da TikTok, però se ci pensate il testo è quello, Come si chiama? 2000. Sai che lo so che non hai bisogno di me. Giuro che ricambio però. E sarà che è molto lontano dai miei standard. Se sei felice lo sarò per te. Vai, drop. Che brutto quando non ti cerca nessuno. Che brutto questo drop. Le canzoni rimangono in lista, sì, certo. Sono cazzo, 75.000 view. Rimarranno solo ascoltatori mensili. Questo è uno di quei grandi punti di domanda che io non riesco a capire. Forse la nuova musica che non riesco a capire è da TikTok. Io questo. No, secondo me non è da TikTok. L'età del testo e della melodia a me sembra proprio da ragazzina. Però. Io non, per me è no perché non lo capisco. Non perché non sia bravo, non me ne frega un cazzo. Non lo capisco. A me non dice niente. A me la voce piace tantissimo. Sì? A me non dice niente. Cosa vi avevo detto io? Siamo noi gli stronzi che non capiamo un cazzo. No, è che è una ragazzina. Ah, giustamente. Però, giustamente, se a lei piace le vibes della voce, c'è un pubblico che ascolta questa cosa. Perché è molto calda, si sentono le sfumature. Sì, la ragazzina è innamorata. Si è innamorata.
Ma no, ma c'ha le vibes della voce, è vero. Cioè, è una roba che a me non prende, però magari quel tipo è di il ragazzo timbrica... triste, playlist di Spotify ufficiale, addirittura. Ok. Quindi, boh, per me è un no perché non lo capisco. Per me sì. Posso e mo lo produce. Eh no, devi essere sincero. Devi essere sincero. Non mi ha detto niente. Se però uno che secondo te potrebbe lavorare... Comunque qua abbiamo anche un esponente femminile che di solito non abbiamo mai avuto. Dici? Però effettivamente se la gente se lo ascolta... Che faccio? Lo segno? Non so, lo segno. A me... non so, magari segno. Sì, allora, alle... vi dico la verità. A me non piace il ragazzo. Però se c'è un pubblico che può ascoltare 2000 questa roba... 2000 di segno? Se c'è un pubblico che può ascoltare questa roba, benvenga. Mi sono aperto a tutto. A me non piace. Allora, io voglio la risposta di 2000. Devi dirmi se ti segna. Si segna, mi sono... Andiamo avanti intanto. Cicatrici, così almeno possiamo andare ad ascoltare l'altra. Di Petraz. Sicuro che un momento lento. Poi... non so quanto tempo. Ascoltiamo, ascoltiamo l'ultimo andate, sì. Ottavia. Dov'è la voce di questo ragazzo? Fu bamba. Per tanto tempo, ma la pioggia comunque se ne va. Piccola terra, nemmeno conosco il motivo. Wow. Forse sono per i fratelli a fianco. Forse perché quando trovo un motivo per andare avanti non so come fare. Lo trovo da sempre sul quarto con la faccia stanca e il sorriso affranto di chi ha visto tanto sin da quando. Bene, lo sei, il caldo di un marito impavido, anno enigmatico indotto da dentro, esternato da un attimo, un breve dibattito dove il mio cuore si abbassa, lo sguardo diventa stigmatico. Il pugno in bocca fin quando non sanguina e si ferma il battito. E poi in preda al panico cadono lacrime, so che non bastano per farmi fare ciò che sono. Ciò che sono, non mi bastano. Mi basta solo vivere ogni giorno, so che prendo un orco, lo lascio non so, pioro ormai da troppo, non basta un cappotto perché ho bisogno del sole, resterò fin quando la tempesta non si muove. Ma di voce femminile. Senza forze, anche se molto scontata come timbrica, secondo me era possibile, però. Ora sto capendo la violenza dell'amore. Un po' 126 è come vibes. Sì, è vero. Sì, raga, la lista dovrebbe esserci. Umberto, basta, perché sennò non ascolteremo mai. Umberto, adesso lo banno. No, Umberto. Sì, ha rotto la minchia. Giuro che se scrivo parlo solo dei miei cazzi. Non ci credi, besti cazzi. Confermano le mie nalghe. Ma non mi segno 20 canzoni, su Carmadillo. Beh, è un po' preghiera però, riesco a guardare lo stesso i miei figli. Sono io la femmina, ciao. Senza pensare più ai dindi, come gestirli. Ma è la sola voce? Non lo so, sento la voce. Le ride. Perché ride ancora con i figli? Beh, le donne, credo. Fanno i cinquantelli sul web. Un segno residuo che chiama ridicole, debiti ridicole. Vedo le lacrime, scende il mio istinto. No, non mi basterà una discografica. Luca, sei troppo cattivo. Cosa resterà solo guardandola? Sono in veloce, un po' come se intrappole. Allora sì, è vero. C'è della monotonia nella voce, però non è sbagliato, cioè non è brutto il pezzo. C'è un botto di roba. Sento un po' di brava, gemma, sì, è solo la voce. Grande. A me fa impazzire sta roba. Potevi fare anche una strofa. Continua, è tre ore che continua. A dire cose in napoletano cattivissime. Micchia, così chiude. Spoiler. Che cazzo vi devo dire? A me è piaciuta. Sì, mi è piaciuta. Però, però gli do no. Io invece gli do. Sai perché è così? Raga, no, eh? 78 sì del pubblico. Io gli do no, ma ti dico perché. Cos'è successo? Mi spediscono una fodera yin yang. Cosa ti spediscono, scusa? Questo è Covid, Fabri, eh? Col, no, col. Allora, no, fermi, poi sì. Sentiamo l'ultima. Perché, secondo me, perché vi dico no? Perché, purtroppo, non è... Cioè, secondo me è figo, ci sono quelle robe fighe, ma voglio sentire roba che mi fa fare wow. Ah, dici. Capito? No, a me no, non sa che a me no. Io avrei fatto fare una strofa alla ragazza.
per svoltare un po'. Per rovinargli la canzone. Ma no. Secondo me. Scherzo. Beh, ragazzi, direi che follettini, follettini, giusto come. No, è l'ultimo pezzo. Come l'ultima, sono le 50. C'è Ottavia. Mi arrestano. Dai, Ottavia. Dobbiamo ascoltare Ottavia. Vai. Hai ragione te. È una grande responsabilità. Se fa cacare, guarda che me la pre... Guarda che se... Però... Però... Raga. Mi ha lasciato da solo. Ehi! Letto, sfatto. Mi ha lasciato da solo in questa casa un ghetto. Tutto il gatto. Ehi! E lo so che non ritorno. Attenzione! Quando ci vediamo non parliamo mai. D'estate muoio solo come un freezer aperto e gelati che non ti mangerai. Fa schifo, raga. Basta. Veloci come ghiacciai. E non sapevo niente di te fino a quando non è acceso la luce. E non pensavo che fino a quando non mi hai detto mi piace il tuo collo e il tuo profumo. Quando sono con te non so chi è una merda, raga. Votate no! C'è sempre ragione, e vabbè, tanto c'è. Mi viene voglia di andare al mare con un cambio. Sei uno stronzo, l'ha detto il tuo amico Marco. Quanto indie. Sono sicuro, ma non te lo ricordo. Ciao Levante! Brava. La persona che mi ha mandato questa roba mi può contattare in privato su Instagram, il mio profilo privato, per favore? Domenica sempre 21:30. Vabbè. No, scherzo, io non voglio il tuo contatto. Va bene, ragazzi. Per me era sì. No, per me era no. Scusate, mi sono sbagliato. Per me no. Per cosa devo dire? No, di... Quello che vuoi. Vuoi. No. Devo dire di no? Devi dire quello che vuoi. A me piace molto. A me fa schifissimo, non ascolterei mai. Per me no. Sei in chat, bene, ti scrivo dopo. Ecco. Ti scrivo dopo lui. Bene, allora, grazie per aver seguito anche stasera l'X-Fadon, ragazzi. Siete stati molto gentili. La lista viene salvata, i pezzi li ascoltiamo domenica alle 21:30. Se voi ci siete ancora, bene. Non so se io ci sono per forza, Anovara. Perché sei com'è. Se tu ci sei, tu sei a Novara, stai stabile in questi giorni. Sì. Allora ci vediamo domenica sera alle 21:30, così continuiamo la lista. Dai. Fabri c'è anche lui. I ragazzi che verranno contattati saranno contattati a Fabri questa sera. Buonanotte a tutti quanti, vi voglio bene, grazie per aver seguito. Ciao, aiuto! E vi faccio vi lascio con la canzone finale. Però, Schizo, mi mandi la canzone, così mando qua in chat, per favore. Mandami la canzone che la metto come sigla finale. Che ho perso la canzone, la sigla finale. Amputazione spontanea del cazzo su Spotify. Ma tu veramente ti chiami così su Spotify, pezzo di merda.
reputazione spontanea del cazzo, veramente. E a quanto pare. Niente, è Amputation la canzone. Va bene. Buonanotte a tutti quanti, vi lascio con Amputation.